16 agosto 1979, 6 mesi dopo la vittoria della rivoluzione islamica in Iran, l'Imam Khomeini dichiarò che l'ultimo venerdì del sacro mese di Ramadan era da celebrarsi come la giornata mondiale di Gerusalemme. L'Imam Khomeini aveva sempre sottolineato come la questione palestinese fosse una delle questioni fondamentali e aveva dato consapevolezza al popolo iraniano e alle altre nazioni islamiche, a tutti i popoli liberi, riguardo a quelli che erano i crimini del regime sionista di Israele. Dopo più di 6 mesi di aggressione del regime israeliano nei confronti dell'oppresso popolo di Gaza, con più di 32.000 civili uccisi, per la maggior parte donne e bambini, è chiara più che mai la necessità di celebrare questa giornata e ricordare che la questione palestinese non è iniziata il 7 ottobre. Nel corso degli anni, purtroppo, molti sforzi sono stati fatti per far dimenticare la situazione dei palestinesi e l'oppressione che stanno subendo. L'Imam Khomeini affermò che la giornata di Gerusalemme in realtà non è una giornata dedicata esclusivamente a questa città e alla causa palestinese. È il giorno della lotta dei diseredati e oppressi contro gli oppressori e le potenze arroganti come gli Stati Uniti e i loro alleati. La questione palestinese è ciò che ci permette di comprendere chi sostiene gli oppressi e chi è invece dalla parte degli oppressori. È la lotta del bene contro il male. Come nella stessa Gerusalemme, la giornata mondiale di Gerusalemme non è una giornata che appartiene solo ai musulmani, ma appartiene a tutti i popoli liberi che credono ancora al diritto di autodeterminarsi e alla vera libertà. La questione palestinese è prima di tutto una questione di umanità, al di là di qualunque visione politica o religiosa si sposi. Coloro che credono nel diritto di un popolo di proteggere la propria terra e di autodeterminarsi devono unire le forze per opporsi all'oppressione e sostenere la causa palestinese. E celebrare la giornata internazionale di Gerusalemme è un'occasione anche per fare questo, per poter unire le forze. Dobbiamo quindi essere uniti, anche perché vediamo che i nemici cercano sempre di creare divisione e conflitto tra le persone e i popoli liberi e cercano di attuare la propria oppressione e a imporre i propri interessi a livello globale in varie forme. La questione di Gerusalemme, in generale la questione palestinese, non riguarda quindi solo i musulmani e il mondo islamico. Per questo, in questa conferenza online, abbiamo deciso di condividere l'opinione di alcuni rappresentanti delle principali religioni. Rabbi Weiss, rappresentante dell'Organizzazione di Ebrei Ortodossi Antisionisti Neturei Karta, ci spiegherà come, secondo la visione dell'ebraismo ortodosso, l'ideologia sionista alla base della fondazione dello Stato di Israele sia in contraddizione con gli insegnamenti del giudaismo e che i rabbini ortodossi furono i primi ad opporsi alla sua fondazione e che la soluzione alla questione palestinese è mettere fine all'occupazione. Il professor Adolfo Morganti, presidente dell'Associazione Identità Europea, ci illustrerà la situazione dei cristiani a Gaza e come tutti i palestinesi, sia cristiani sia musulmani, stiano soffrendo a causa dell'aggressione israeliana. Sua Eccellenza Mohammad Reza Savouri, ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran in Italia, spiegherà come l'operazione Tempesta di Al-Aqsa è stata una risposta ai 70 anni di occupazione del regime sionista, all'inefficacia delle risoluzioni delle organizzazioni internazionali e al disprezzo delle grandi potenze per le sofferenze e le aspirazioni del popolo palestinese, e che la soluzione alla questione palestinese è l'attuazione del diritto internazionale, nonché la formazione di uno Stato palestinese indipendente. Il dottor Mohsen Saleh, scrittore e saggista palestinese, presidente dell'Istituto di Ricerca Zaytuna, ci illustrerà, esattamente come fatto da Rabbi Weiss, che la soluzione alla questione palestinese consiste nel mettere fine all'occupazione e che i palestinesi, come ogni altro popolo, hanno il diritto all'autodeterminazione. Buona visione a tutti. بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. همونطور که میدونید با گذشت 7 دهه از اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها
Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Buongiorno a tutti i presenti. Nelle sette decadi di occupazione della terra palestinese da parte dei sionisti e della formazione del fittizio regime israeliano, il popolo palestinese non solo è stato privato di uno stato indipendente, ma nel silenzio incredibile della comunità internazionale e nel terribile predominio di logiche orientate al potere invece che alla giustizia nel sistema internazionale, ogni giorno è soggetta a nuove restrizioni e pressioni, dall'uccisione dei figli all'usurpazione delle proprietà della terra di origine fino a forme irreparabili di danni umani e finanziari e lesivi della dignità. La tempesta di Al-Aqsa è stata una risposta ai 70 anni di occupazione del regime sionista, all'inefficacia delle risoluzioni delle organizzazioni internazionali e al disprezzo delle grandi potenze per le sofferenze e le aspirazioni del popolo palestinese. Ciò mentre in questi anni il regime di apartheid e di occupazione sionista abbia continuato i folli piani contro i palestinesi indiscriminatamente, senza avvertire la necessità di rispondere delle proprie azioni vergognose. Fin dall'inizio della sua invasione dei territori palestinesi, il regime sionista ha violato i principi più evidenti del diritto internazionale, commettendo crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio. Ciò che sta accadendo in queste terre è una punizione collettiva severamente vietata dall'articolo 33 della quarta convenzione di Ginevra, perpetrando intenzionalmente omicidi e torture e riservando trattamenti inumani, causa di gravi sofferenze e lesioni al corpo e alla salute dei palestinesi, il regime israeliano viola gravemente la Convenzione di Ginevra. Oggi Gaza può essere considerata il simbolo più evidente del sacrificio dei diritti umani e dei diritti umanitari internazionali sull'altare della politicizzazione della comunità internazionale e del predominio di una visione parziale a favore del sionismo internazionale. Ciò che si osserva oggi nel sistema internazionale rispetto alla questione di Gaza è il doppio standard adottato dai paesi occidentali e dalle organizzazioni internazionali e il predominio del potere sulla giustizia. Il doppio approccio riservato dall'Occidente alla guerra in Ucraina e a Gaza e il silenzio dei media dominanti dinanzi alla violazione da parte israeliana dei diritti umani, delle donne, dell'infanzia e dell'ambiente ne sono la prova. Indubbiamente, se non fosse stato per il sostegno materiale e immateriale degli Stati Uniti d'America e per il ricorso al veto in 40 occasioni a favore del regime israeliano, la macchina da guerra di questo regime non si sarebbe avventata in questo modo sulle terre, le case e i corpi dei palestinesi. Purtroppo, nell'attuale crisi, il principio fondamentale che dovrebbe presiedere il diritto internazionale umanitario, vale a dire la protezione della popolazione civile, è stato facilmente sacrificato al principio del potere. Anche dopo il ritiro delle forze sioniste da Gaza nel 2005, le Nazioni Unite continuano a considerarla una terra sotto occupazione israeliana, mentre dovrebbe essere applicato il diritto umanitario internazionale. I palestinesi di Gaza sono ancora persone protette ai sensi della quarta convenzione di Ginevra e godono di estese forme di tutela che vengono loro garantite dalle leggi di guerra. Il diritto di determinare il destino e di formare uno Stato palestinese indipendente era ed è uno dei diritti inalienabili del popolo palestinese, più volte sottolineato dalle risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Tuttavia, non è stato fatto alcun progresso significativo in questo senso e gli attuali meccanismi delle Nazioni Unite non sono stati in grado di salvaguardare i diritti calpestati dei palestinesi negli ultimi 70 anni. Sono profondamente convinto che insieme alla resistenza e alle proteste civili l'esercizio del diritto internazionale sia uno dei modi più efficaci per salvare il popolo di Gaza dall'invasione e dal massacro dei sionisti, nonché la formazione di uno Stato palestinese indipendente partecipato dalla popolazione originaria di quelle terre. Sulla base dei nostri insegnamenti islamici, confidiamo profondamente che un giorno la giustizia regnerà sul mondo e il popolo palestinese tornerà nella terra dei suoi avi. Non c'è dubbio che la storia giudicherà cosa oggi facciamo o non facciamo in difesa dei diritti dei palestinesi. Ringrazio gli organizzatori di questa conferenza e auguro a tutti buon lavoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With the help of the Almighty, I pray to the Almighty to bestow upon me His truth, His wisdom, that I may be worthy of conveying His message, and so, inshallah, sanctify His name and bring peace to the world. The question is that it is many times stated that Zionism has nothing to do with Judaism, and that the Jewish teaching negates Zionism and the establishment of the State of Israel. So what would be the Jewish point, the view of what is happening now in Gaza? What is the solution to the suffering of people, all people living in Palestine? Well, basically, let me just very briefly explain again clearly. Zionism and Judaism is not only nothing to do with one another, but it is contradictory to one another. Judaism is a religion of 3,000 years. It is a covenant we made with God to be subservient to the Almighty, to be subservient to Him, and to observe, to uphold the laws of the Torah, not to kill and not to steal, to do kindness, to do to keep all the laws of the Torah, basically. And we've been following this exactingly for the 3,000 years. 2,000 years ago, there was the destruction of the temple. We were sent into exile. We were told by God expressly forbidden to try to reestablish a Jewish state, even if it would be Jewish. Not that this tumor, what they call the Zionist State of Israel, is Jewish, but even if a real type of sovereignty that would be Jewish would still be forbidden for us. We're not allowed to leave exile. We believe ultimately God will make a miracle where all humanity will serve God and God will Himself will rebuild the temple, and not everybody will become Jewish, of course. It will be just that everybody will serve God in harmony. Basically, that's called a metaphysical change in the world. But until that day comes, since the destruction of the temple 2,000 years ago, we are forbidden as Jews to have any Jewish sovereignty. And that would be even in an uninhabited land, in an empty, vast desert, we would be forbidden to create a Jewish state, a so-called Jewish state. Certainly, we're not allowed to kill or steal or to take the land from another people. And certainly not to a people like the Muslim world that has been so kind to Jews, that through our suffering in the Inquisition and the Crusades and throughout our history, where Jews were being tortured and oppressed and murdered in Europe, the Jews found a safe haven and were embraced and given a home in the Muslim lands. So we have to show gratitude. It's a requirement to show gratitude to such people. And now this establishment of the State of Israel, which is what it is a pure a nationalist movement by people who are non-religious, people who detested the religion, they came along and they decided to establish a nationalist home, which they were contemplating to make it in Uganda and Patagonia. You can see this is Ben-Gurion, the first prime minister, and a picture of Theodor Herzl, all of them non-covering their heads,
with the dais of all people not covering their heads, his Declaration of Independence in 1948. So you see the hypocrisy. It's not a Jewish state. It's a nationalism. They wanted to create a home that is a nationalist, materialistic concept that's void of godliness. They weren't interested. They don't keep the Ten Commandments. They don't keep the Sabbath, or that land should keep the Sabbath. They just have a land for their nationalist purposes that's selfish and flawed, not reckoning with others. So their establishment of the state is totally contradictory to Judaism. And being that they decided to turn to Palestine to make the state, which is a land because they needed the practical support, the massive support you need to create a state. So they changed their minds from Uganda, Patagonia to Palestine. And they told the people, it's the land of Israel that God gave us. And maybe they'll get Christian support, evangelistic Christians and Jews who don't know their religion. They'll support them using emotions of Jewish suffering through history. So the establishment of the state is totally a rebellion against God. Firstly, in its existence, in its concept that we ought to establish a land. They say, because where is God to protect us? We need to take guns in our hands. God is too weak. It's rooted in heresy. Their establishment of the state is a direct rebellion against God that warns us that since the destruction of the temple, you are forbidden to create a state, you're forbidden to kill or steal and so forth. So and certainly not to a people who are so kind to us. So this establishment is constantly an ongoing rebellion against God, and all the rabbis around the world stood up, and I have the leading rabbis in opposition, they stood up in opposition. We've been demonstrating in the streets of Palestine. This is how we used to live together, Jews and Muslims. But then when they created the state, the rabbis and the laymen stood up, demonstrated, they get sprayed with these chemicals, they get brutally beaten, on and on and on. For 75 years, this is the ongoing, they get arrested because they refuse to serve in the army, they get brutally beaten. So this is what's happening in the Holy Land. And the world is silent because they buy into the Zionist narrative that there is a religious conflict, and that the ones who oppose between Muslims and Jews, it's a religious conflict, and the ones who oppose this existence of the state is because they're anti-Semitic. No, it's because people are opposed to being occupied. Simply, basic, common sense. And we as Jews are crying and hurting with the Palestinian people. We demand that the world should respect us, our religion, Judaism, and not buy into these heretics, Theodor Herzl, Ben-Gurion, Chaim Weizmann, and Netanyahu. Around the world, invariably, the very religious communities, whether it is in Palestine, where we can see the hundreds of thousands of Jews who are demonstrating, who are there, or in the United States, you go to right across from Manhattan, or Williamsburg, Brooklyn, the very religious communities, or in England or in Canada, they are all opposed to the state of Israel, the existence of the state, because it's anti-God, it's criminal, it's evil, and its existence is anti-Semitic because it kills it causes the death of, also not only of the Palestinians, of Jewish people are dying for its cause, and it causes the hate between and a rift between Jews and Muslims. It is the worst establishment of anti-Semitism. How dare they accuse others of being anti-Semitic for standing in opposition to them? Now, we have clearly the what's happening in Gaza is clearly the culmination of the success of the Zionists, that they were able to vilify and dehumanize the people of Gaza and of Palestine to a point that they made them like ants that can be sprayed on with insecticide and kill them, and people are silent, watching for 6 months, day by day, the torture, and the people are dying of hunger. So we as Jews, we are crying and pleading with the world, just like you would respect another leaders or other leaders of other religions when you would want to know what Christianity is. You would ask the priests and the popes or the imams and sheikhs and ayatollahs in Islam. Respect the very religious Jews who are living in Mea Shearim, in Al-Quds in Jerusalem, or here in New York, in Williamsburg, Brooklyn, the very religious communities, or in Canada, or in England. We are clearly stating unambiguously that the Zionist state of Israel is criminal.
Its existence is criminal, and it must be immediately stopped in its tracks from its murder of the people of Gaza, and it has to be stopped in the occupation in its entirety, because that is what has caused the contention and the rift and between Jews and Muslims. To remove it, and we'll be able to live together, as our history attests, for hundreds of years, that we live together, and we can go back to enjoying the friendship of the Muslim communities that embraced us when we were suffering, and we can return that and show the kindness in giving them a free Palestine. That is what we're urging people. Let us pray to the Almighty, who is the power in the world, to bring the speedy and peaceful dismantlement, and let us not be silent. Don't be intimidated. We must speak up, and we must plead with the politicians, the leaders of the world. You have were gifted by God with the capability of changing the world. Do not use or abuse that gift that God gave you to be silent or complicit, or help the people of this evil, satanic work of the, Israel. Have it end, and then and use common sense. We live together for hundreds of years, together thousands of years. We can live together. Simply remove this foreign entity, this Zionism, from the beautiful community of Jews who live together with the majority community of Muslims and Christians in free Palestine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Through its history, Al-Quds, Jerusalem, was a great center of religious coexistence among Christians, Muslims, and Jews. It was a great place of tranquility, peace, and civilizational integration under the Islamic rule. However, under the Zionist Israeli occupation, it turned to a center of bloodshed, of terror, destruction, with the process of the Judaization, aggression, and confiscating Islamic and Christian sites. That's why this place became a major reason of instability, not only in Palestine, nor in the Middle East, but in the whole world. And that's why it became the idea of Sayyid al-Khomeini, the leader of Iran and the leader of the supreme guidance, of Iran, to call for this day, Al-Quds Day, to be a symbol of unity among Muslims and among all peace lovers and freedom lovers and justice lovers, to unite for this major cause, to support Palestine and Palestinians. It is a very important anniversary to gather and to unite, to support the Palestinians for their struggle in achieving their self-determination and liberation of their holy land. And in as a result, to restore the global rule, the global role of Jerusalem as a center of peaceful coexistence. Well, on this occasion, and with the what's going on in Palestine, especially with the Israeli aggression on Gaza Strip, I'd like to emphasize some major points. Number one, Palestinians should be dealt with as decent human beings. They are not subhumans or human animals like claimed by some Israeli politicians and leaders. Palestinians deserve the right of self-determination, to be dealt with as with justice, with freedom, equality. So the idea of ending occupation should come
and to be, should come to reality, as the Israeli colonization is the last traditional colonization in this world, and the Palestinians who are now going in this battle against the Israeli occupation. It is clear it is not the battle of Hamas, it is the battle of the whole Palestinians. It is the battle of all Arabs and Muslims and all freedom fighters and freedom lovers in the world. The other point which should be mentioned with the, what is known as the day after Gaza war, is that many of the projects which were suggested are suggested by Americans and Israelis. We should emphasize that the day after should be decided by the Palestinians themselves. They are mature enough to decide for themselves. Their enemies, the occupiers, cannot decide the future of the Palestinians. And there should be no suggestions which should be convenient to the occupiers. Suggestions should go for ending the occupation, not to restore the occupation. So all suggestions should go with respecting the right of the Palestinians of self-determination and deciding their own destiny by themselves. And also we should emphasize that the matter of the Palestinians is not a matter only of having bitter life under occupation or having bitter conditions in the prison. No, the major sin here, the major problem is occupation itself. The major cause here is to end the occupation rather than to be having bitter situation of living in the prison or under occupation. And the last point which I want to mention is that it is high time that the state, the case of Israel, being under or being above law, should come to an end. Buongiorno, Venerdì Santo, Pasqua 2024. Da sempre chi voglia comprendere cosa accade in Terra Santa guarda come si comporta e come se la cava la comunità cristiana di quei posti. Questo perché i cristiani sono il baricentro e sono anche un termometro, una cartina a tornasole indispensabile per comprendere l'evoluzione di quell'area cruciale. Sono anche il segno che l'equilibrio della città santa di Gerusalemme può essere mantenuto. Ora, dopo il 7 di ottobre, dopo l'attacco di Hamas e dopo le stragi successive, la situazione dei cristiani in Terra Santa non è drammatica, è molto peggio. Dividiamola rapidamente nei tre contesti, della striscia di Gaza, della Cisgiordania e della città santa di Gerusalemme. Prima dell'attacco di Hamas, statistiche ci dicono che su più di 2 milioni di abitanti a striscia di Gaza i cristiani erano 3.500, una minoranza piccola ma molto attiva in ambito educativo, soprattutto cattolici e greci ortodossi. Oggi cosa rimane di tutto questo? Rimangono due chiese, la Chiesa Cattolica della Santa Famiglia, che è collocata ad est di Gaza, nella zona di Al-Zaitun, che ospita 700 profughi, cristiani, musulmani, vecchi, donne e bambini, che si riparano lì dai bombardamenti e dai raid dell'esercito israeliano. E la Chiesa di San Porfirio, della Chiesa Ortodossa di Gerusalemme, più piccola, che ospita 300 persone. Accanto a questo voglio ricordare la funzione fondamentale degli ordini religiosi, soprattutto femminili, che potevano andarsene via da Gaza e hanno scelto di rimanere lì per condividere fino alla fine la sorte dei cristiani e dei musulmani da loro assistiti. Quale sia la situazione di Gaza oggi, lo lascio dire direttamente al parroco della Chiesa Cattolica di Gaza, padre Gabriel Romanelli, argentino di chiare origini italiane, che il 12 marzo dichiarava: Gaza è un girone dantesco,
La popolazione si muove tra cumuli di macerie, montagne di spazzatura, fogne rotte che sversano liquami ovunque. L'umidità aumenta nell'aria i miasmi dei corpi in decomposizione. Sono almeno 8.000 le vittime sotto le macerie. E poi prosegue. I bimbi cominciano a morire di fame. Ne sono già morti 27. Tutti i bambini che sono nella striscia di nessuna striscia di Gaza sono circa 6.000. Se le cose non cambiano, sono condannati a morte. Questo è il motivo per cui, come identità europea, da mesi promuoviamo una raccolta di fondi che riesce ad arrivare tramite il Patriarcato di Gerusalemme dei Latini e il Cardinale Pier Battista Pizzaballa anche a Gaza. È una goccia nel deserto, ma è la nostra goccia nel deserto di cui siamo sinceramente orgogliosi. La situazione in Cisgiordania è apparentemente diversa. Cisgiordania sono circa 40.000 cristiani e ci sono grandi villaggi cristiani come Betlemme. Qui la tecnica del governo fondamentalista israeliano per la distruzione della presenza cristiana si basa sullo strangolamento economico. Dopo il 7 d'ottobre, con la scusa del mantenimento della sicurezza, è stato impedito ogni tipo di possibilità di lavoro, è stato bloccato il turismo. Pur di non far lavorare gli operai palestinesi, si sono importati dal terzo mondo operai di tanti stati che vengono pagati il doppio rispetto all'operaio palestinese per lasciare i palestinesi senza lavoro e impossibilitati ad uscire. Inoltre sono stati più di 400 morti provocati dalle rappresaglie dell'esercito israeliano, rappresaglie preventive perché non vi sono, non c'è Hamas in Cisgiordania, e dalle scorribande dei coloni armati del partito di governo del ministro Ben-Gvir. Lo strangolamento economico è tale che anche la FAO ha dichiarato ufficialmente che la morte per fame in Cisgiordania è un destino veramente concreto. Gerusalemme, infine, aumentano da anni le violenze contro i cristiani, i loro simboli, e le occupazioni degli immobili dei cristiani, soprattutto dei fratelli armeni. Questo è un bilancio che ci deve far capire quanto sia necessario muoversi, quanto sia necessario attivarsi, quanto sia necessario non credere più alle menzogne diffuse dalla stampa internazionale.